Allora, sono disegnatrice e sviluppatrice e sono freelance da 6 anni. All'inizio lavoravo in un'agenzia molto molto bella, molto dinamica, molto giovane, ma nonostante ciò, quando ho scoperto di essere incinta di mia figlia, non lo vedevo una cosa compatibile sia per carica di lavoro sia per orari. E quindi a 8 mesi incinta mi sono licenziata, un gesto folle che però ringrazio tutt'oggi perché mi ha portato dove sono con una libertà favolosa. All'inizio ho iniziato a lavorare con dei clienti propri e mi piaceva, però lo trovavo anche molto stancante perché mi ritrovavo a coprire dei ruoli che non ero abituata, il project manager, il marketing, io faccio disegno e sviluppo, già è tanto e mi piaceva molto, fare pure tutte queste altre cose era un po' stancante e anche adattarmi ogni volta a ogni cliente, avere un modo di comunicare diverso per ogni cliente, cercavo un'alternativa a questo. E così ho iniziato a pensare a collaborare con altre agenzie. Da remoto perché per me era fondamentale poter rimanere a casa con mia figlia, che ormai era piccolina, aveva 1 anno. E così sono andato a un World Camp, ogni anno vado come volontaria a World Camp Europa, e lì ho fatto un networking con altre 2 agenzie, una in Sudafrica e l'altra a Barcellona. E lì subito abbiamo iniziato una collaborazione bellissima, e le mie agenzie si sono ampliate, ormai lavoro con 6 agenzie, tra cui New York, Barcellona, appunto Sudafrica, Belgio, e ci lavoro, 50% del mio tempo è con loro e poi il 50% è sempre con i propri clienti, perché è comunque una cosa che mi piace. E volevo parlare un po' di questi processi, di questi, come collaborare, come fare funzionare questa relazione. Intanto c'è una differenza tra chi, le agenzie che già, hanno altre persone che lavorano da remoto e quindi hanno già i loro processi prestabiliti e chi invece, è la prima volta e sono un po' io a guidarli nella scelta della metodologia. Intanto per me è molto importante l'inizio. Io perdevo un sacco di tempo in, fare preventivi, dire quanto ora faccio per ogni cosa. E invece, con queste agenzie è molto bello perché loro sanno quanto chiedo a ore, anche se è diverso da agenzia a agenzia, perché io a Sudafrica chiedo di meno rispetto a quella a New York. Mi sembra giusta, io mi adatto, non mi dispiace, è una relazione diversa. E poi loro sanno per ogni progetto quanto impiego più o meno, in modo che non devono ogni volta venire da me, mi chiedono conferma, quel sì, mi mandano il progetto, mi dicono questo è un progetto base, io in un quarto d'ora leggo il progetto, dico sì o no, e basta. Quindi già è una cosa molto veloce e molto piacevole. Poi, una volta che iniziamo a lavorare insieme, il metodo di comunicazione che usiamo con tutte le agenzie è Slack, suppongo che la maggior parte lo conosce. È comodo perché nell'applicazione desktop puoi avere diversi workspace e io per ogni agenzia ho un workspace diverso. Dentro ogni workspace, per ogni progetto, ho un canale diverso, in modo che tutta la comunicazione di un progetto rimane dentro un canale. È molto comodo per me, se devo andare a rivedere qualcosa, posso andare a rivedere quel canale. Poi usiamo Asana per mettere le varie task, i vari compiti, diciamo. Posso, creare un progetto base e duplicarlo, una cosa molto comoda, in modo che non devo rifarlo ogni volta. Quindi duplico il progetto, se c'è da aggiungere qualcosa lo faccio, da togliere lo faccio e metto delle date per la sezione principale, non lo vado a mettere per ogni compito, però per la sezione principale in modo che l'agenzia sa quando più o meno io ho previsto di fare qualcosa. Slack, Asana e poi Toggle. Toggle è una cosa che io uso per registrare le mie ore. È una cosa mia, non la condivido con l'agenzia, però mi serve a me, intanto per vedere dove vanno le ore in una giornata che sembrano sempre mancare, e anche per capire quanto ci metto. Se io sistematicamente metto di più di quello che dico, allora vado a parlare con l'agenzia e dico guarda, c'è qualcosa che non quadra. Non lo voglio condividere con l'agenzia perché con loro alla fine non importa se io ci metto 40 ore, anche se ho detto 30 o 20, cioè, è una cosa mia, devo essere io a gestire le mie ore bene. E infine InVision per condividere i disegni con il cliente o con l'agenzia. Questi sono, diciamo, i tools. A parte i tools c'è anche una parte più umana, più comunicativa, che secondo me è fondamentale per lavorare bene con un'agenzia, è tanto mettere le aspettative giuste. Cioè, se io dico che faccio un progetto per quella data, la faccio, punto. Se capisco per qualche motivo che non ci riesco, lo faccio sapere prima, non il giorno prima, lo dico in anticipo, mi sembra un po' difficile riuscire. Come anche se io vado 3 giorni via, come ora Favignana, sono Favignana, se vado 3 giorni via lo comunico all'agenzia, in modo che loro lo sanno che
quei giorni sono irraggiungibile e non scompaio. Credo che questa sia una questione molto fondamentale. E infine, l'ultima cosa per me, che lo trovo bellissimo, è che si instaura un rapporto sia di fiducia, ormai loro sanno, si fidano in pieno di me, che se io dico quel progetto sarà per quella data, lo sanno che lo farò per quella data, però anche una relazione di sintonia che io adoro, perché mentre con un cliente appunto uno si deve un po' abituare al cliente, il cliente lo devi anche un po' educare, questo è il mio processo, è un po' stancante comunque, invece con l'agenzia è come andare a gonfie vele, perché ormai abbiamo la sintonia tra di noi, sappiamo come siamo fatti, sappiamo qual è l'orario perfetto per avere un meeting su Skype veloce per parlare, perché a volte ci sta a parlare. E questo comunque, anche se la maggior parte di queste agenzie non le ho mai viste o solo una volta, credo che sia una cosa bellissima.